regalato Guarda, la... No, guarda la meraviglia che me l'ha regalata la mia siamo in figlia con diretta. Guarda, colà, oh, che la figata! Con la maglietta del mitocondrietto, meravigliosa, Me l'ha regalata Francesca De Filippis per Natale, mai ci crollo. spettacolare, spettacolare. Il nostro organello preferito. Allora, buonasera a tutti. Finalmente, questa diretta Ciao. annunciata con largo anticipo con la dottoressa Galletti, che è la nostra docentissima del metodo Apollo. Biologa nutrizionista è veramente uno dei cardini del metodo in Italia, per cui una delle figure portanti della nostra Grazie. divulgazione scientifica. Questa sera si è deciso di fare l'ennesima diretta dedicata alla vitamina D, premettendo che è un argomento che abbiamo sviscerato a qualsiasi livello negli anni. Forse siamo stati i primi 10 anni fa a parlarne per il discorso psoriasi, per cui da una parte c'era questo dubbio di riparlare degli stessi argomenti, dall'altra si è deciso di farla perché? Perché molte persone effettivamente che sono entrate negli ultimi mesi, negli ultimi più anni, magari non hanno quell'infrenatura importante che i più vecchi hanno, e dall'altro punto di vista è sempre bene affrontarla dal punto di vista scientifico, non ideologico. Cosa vuol dire questo? Cioè che spesso e volentieri nel mondo della medicina evoluzionistica funzionale c'è un abuso della vitamina D proprio per le sue potenzialità, però è un abuso, tra virgolette, non particolarmente corretto dal punto di vista clinico perché il suo utilizzo fuori standard, fuori linee guida può comportare dei problemi non trascurabili, per cui vorremmo questa sera dedicarci ad affrontare il discorso sui pro e i contro della vitamina D, su come si integra in maniera corretta e quali sono le potenzialità e cosa aspettarsi dalla vitamina D. Vitamina D come benefici e che cosa non aspettarsi. Cosa dici, Livia? Sei d'accordo? Io sono molto d'accordo e ricordatevi una cosa, voi ci vedete su Facebook, noi in realtà stiamo usando un programma per trasmettere in contemporanea due persone, quindi non vediamo i nomi, noi vediamo le vostre domande, ma non vediamo i nomi di chi le fa. Vedremo solo utente Facebook. Se volete farci sapere chi è che ci sta facendo la domanda, ce lo scrivete tra parentesi prima della domanda, ok? Altrimenti noi comunque rispondiamo, ma sappiate che non sappiamo chi ce la sta Esatto, è facendo. tutto anonimo, per noi qua è tutto completamente anonimo. Ed è anche poi il bello, nel senso che StreamYard ha molte potenzialità, ma lavorando con i gruppi non ci si riesce, non si riesce proprio a vedere chi. Ma non fatevi paura, non aver paura a fare domande, noi siamo più che lieti di Sì, rispondere. no, no, noi vi rispondiamo, è solo per dire che magari uno scrive ciao, e noi non rispondiamo tipo ciao Chiara, perché non vediamo che sei tu che scrivi. E in realtà c'è un modo per vedere chi scrive, che tutti si iscrivessero a StreamYard con un account gratuito, ma non ha senso farlo, ecco, tutto qua. No, basta mettere il nome anziché sfruttare il discorso automatico di Facebook. Esatto. E Allora, altrimenti noi risponderemo in anonimo. esattamente. Come introdurre questo argomento gigantesco che è la vitamina D? Forse spiegando che cos'è la vitamina D per cominciare? Sì, allora è un argomento enorme la vitamina D, e quindi probabilmente non è che in un'oretta riusciremo a coprirlo. Però tutti più o meno abbiamo sentito parlare della vitamina D, un po' perché siamo nel gruppo del metodo Apollo ed è una delle molecole di cui noi parliamo spesso, ma anche le persone che non sono nel gruppo del metodo Apollo ne hanno sentito parlare perché se ne parla molto anche sulla stampa laica, diciamo, no? E perché se ne parla molto in generale, anche magari se c'è un congresso medico, l'ANSA fa un'agenzia stampa, è una molecola che è diventata tanto di moda negli ultimi, io credo, 5 anni, non prima, perché di che cosa ci si è resi conto a livello internazionale, quindi non sto parlando d'Italia, ma più negli Stati Uniti, che nei paesi occidentalizzati c'è una specie di epidemia di carenza di vitamina D. Noi la vitamina D la conosciamo da un sacco di tempo, sono 100 anni quest'anno perché è stata scoperta nel 1922, quindi non è una molecola nuova per noi, però come tutte le cose hanno bisogno di tempo per essere capite, studiate, implementate e anche per andare a fondo. Quindi fate conto che per, non lo so, 80 anni dalla sua scoperta, e siamo a 100 adesso, si sapeva che era coinvolta nel metabolismo del calcio,
Quindi quando viene detto io prendo la vitamina D perché ho l'osteoporosi e mi aumenta le ossa, no. La vitamina D è coinvolta nel metabolismo del calcio. E lo sappiamo appunto da 80 anni. Infatti i primi studi furono fatti anche su animali, si capiva che con questa molecola che non si era ancora trovata, migliorava il livello del calcio nel sangue. Poi abbiamo capito che Magnetismo. esatto, per prevenire il rachitismo. Poi, e questo fate conto 80 anni dopo, abbiamo anche scoperto che la vitamina D però non c'entra solo con le ossa. La vitamina D ha dei recettori, sapete, essendo nel gruppo, che le cellule hanno queste specie di antenne che sono specifiche per cose diverse e nel momento in cui la cosa che si incastra con quell'antenna, ci si incastra, dentro la cellula succedono cose, possono partire dei segnali, possono fermarsi dei segnali, ok? Abbiamo scoperto che i recettori, cioè le antenne per la vitamina D, in realtà non sono solo nell'osso e nel rene, come sapevamo, li abbiamo un po' dappertutto, li abbiamo anche nel cervello. Il cervello è un organo molto protetto, non è che tutto quello che c'è nel corpo c'è nel cervello, e invece i recettori per la vitamina D ci sono. Abbiamo, e questa è una cosa che sappiamo da abbastanza presto, però non era mai stata indagata molto, dei recettori della vitamina D anche sulla pelle. Noi sappiamo tutta la fisiologia della vitamina D, prevede che poca, pochissima la prendiamo dal cibo. Il grosso noi la produciamo dalla cute, dalla pelle, con l'esposizione al sole. Succedono una serie di cascate molecolari e noi sintetizziamo la vitamina D, che tra l'altro non è che sintetizziamo una roba. C'è tutta una cascata di sintesi in cui varie molecole vengono spezzettate, cambiate, spostate e poi si arriva alla vitamina D attiva, perché ci sono anche delle forme inattive. Anche i vegetali hanno della vitamina D, che si chiama D2, la nostra si chiama D3, per farla breve, perché se parto con tutti i nomi. L'ergocalciferolo o le calciferolo, giusto Esatto, per essere più precisi esatto. tra le forme La vegetali più che gli animali. biodisponibile per noi, indovinate qual è? Quella dagli animali, perché noi comunque siamo animali. Poi è chiaro che una lieve biodisponibilità ce l'ha anche la D2, quella dei vegetali, però la nostra è la D3. Allora, la pelle, oltre a essere un organo primario nel metabolismo della vitamina D, perché appunto noi la nostra ce la sintetizziamo quando ci esponiamo al sole, ha anche un'altra caratteristica. Ha delle cellule che si chiamano cheratinociti. La pelle ha tanti tipi di cellule diverse, che si chiamano cheratinociti, che sono particolarmente sensibili non tanto a un giusto valore di vitamina D, quanto alla carenza. Se non c'è sufficiente vitamina D, loro iniziano a proliferare, cioè a crescere in modo incontrollato. E indovinate un pochino, una placca psoriasica da cosa è data? Da delle cellule della pelle che crescono in modo incontrollato. Quindi da qui, chiamiamola l'intuizione, anche se non è il termine giusto, però diciamo l'intuizione supportata da dati scientifici e dal ragionamento di Paolo, quando creò tutto il sistema del metodo Apollo, di dire: ma una giusta integrazione di vitamina D, e dopo vedremo che cos'è. Chiaramente, se c'è un legame così diretto tra pelle e sintesi di vitamina D e cheratinociti e loro, diciamo, salute nel loro ciclo cellulare, allora è necessario che i livelli di vitamina D nei pazienti, nelle persone che soffrono di psoriasi, siano ottimali. C'è un'altra cosa che succede. Noi lo diciamo sempre, la psoriasi è una malattia autoinfiammatoria. Fate finta, è come dire una malattia autoimmune con caratteristiche tipiche.
Le persone che soffrono di malattie autoimmuni, noi sappiamo che nella media del mondo tendono ad avere dei livelli di vitamina D più scarsi della media delle persone che non soffrono di malattie autoimmuni. Questo anche qui è stato frutto di studi, forse non tanti quanti magari sarebbe stato interessante che ci fossero, e si è scoperto che i geni che danno il comando perché le cellule facciano i recettori per la vitamina D giusta, nelle persone che soffrono di malattie autoimmuni, hanno un'aumentata probabilità di essere non perfettamente efficienti e quindi che o diversi, efficienti in un altro modo. Questa cosa si chiamano polimorfismi, vuol dire che un gene che funziona però è un po' diverso. Noi non lo sappiamo ancora, cioè non abbiamo ancora la prova provata, anche perché per fare studi in queste cose è molto difficile, ma la letteratura ci fa capire che c'è un'associazione diretta tra malattie autoimmuni e quindi anche una patologia autoinfiammatoria come la psoriasi e questi polimorfismi, queste forme diverse dei geni per i recettori della vitamina D, che quindi possono essere un po' meno efficienti. Ad Possono, oggi i quindi questi effetti. polimorfismi trovati, gli SNPs, questa parola che Livia cercava Esatto. di evitare come la peste per non Comunque, SNPs complicare. vuol dire che in una Esatto. collana di perle, Ce allora, n'è una sbagliata, ok? c'è una perla rossa invece che bianca. Questo fa sì che la collana di perle sia ancora una collana di perle, ok? Quindi faccia la funzione della collana di perle, il più delle volte, certe volte no. Comunque, il più delle volte faccia ancora la collana di perle. Però, per esempio, io che sono abbastanza attenta a queste cose, se ho la perla rossa non me la metto con un vestito verde. Se invece fosse tutta bianca, col vestito verde me la metterei, ok? Quello che viene Quindi. fuori è che il recettore che dovrebbe funzionare in una certa maniera non è più ottimale, ma ha dei difetti. E per adesso gli difetti sul recettore della vitamina D, che in gergo si chiama VDR, sono quattro, i più importanti, quelli che No, vengono i più mappati. importanti E e questi che quattro sappiamo che sono anche molto importanti per le persone che soffrono di psoriasi, soffre malattie questo. autoimmuni. Si è visto che facendo studi di Esatto. genetica di coorte importanti, quindi valutando una grande platea di persone che soffrono di malattie autoimmuni, una delle prime alterazioni che si vanno a vedere a livello genetico sono proprio polimorfismi del VDR, e si vede che la maggior parte ha o di RIF o di RAF un VDR alterato, per cui la vitamina D non riesce a esprimere il suo pieno potenziale biologico perché il recettore al quale deve legarsi non è ottimale, cioè questa antennina non ha un Esatto. incastro giusto con la vitamina D. Per Esatto. cui questa E però funzione. attento perché dopo tu parti con queste robe che sono giustissime, ma No, il no, mi messaggio che fermo qua, mi passa. sono già fermato. Ecco. No, perché quello che io perché non volevo usare quella parola, perché non voglio in nessun modo che passi il messaggio che allora noi abbiamo i recettori per la vitamina D fallati e non funzionano le cose. No, vuol dire leggermente Funzionano un diversi, po' quindi meno magari. bene, si possono ottimizzare. Esatto. Non è che è una condanna a morte, ok? Attenzione, è che magari invece che incastrarsi al 100% e fare il 100%, si incastrano al 89% e quindi c'è un 11% che resta fuori. E quindi si lavora come? Aumentando un po' la vitamina D in maniera tale che c'è un 110% di sostanza e si arriva a un'occupazione ottimale del recettore. Questo è un po' lo scopo di quello che si fa. L'altra cosa. In questi casi in cui abbiamo i polimorfismi, quindi non è che abbiamo un difetto genetico, ma abbiamo queste collane di perle, che una c'è una perla rossa, una c'è la blu e una c'è la verde, non abbiamo neanche la necessità di andare a fare delle indagini per sapere che abbiamo il polimorfismo, perché è sufficiente veramente alzare un pelino il livello del siero. Il numero che avete sugli esami del sangue per la vitamina D per essere sicuri di compensare anche queste differenze, ok? Quindi non importa cercare il test genetico per i polimorfismi del VDR, non importa perché tanto sappiamo che con una giusta integrazione copriamo tutto. L'altra cosa, aspetta, che c'era una roba, mi sono preparata tantissimo nonostante quello che è stato, c'era una roba che volevo dire che alla quale ci tenevo un sacco, adesso me l'hai fatta dimenticare perché tu mi sei partito con le robe di Oh mio biochimica Dio, ho pesa. Ok, finito macchina. ecco, no, ce l'ho, ok, ce l'ho, scusate. Storicamente era questa perché non sarà una roba di numeri e dati,
Però secondo me quando facciamo un racconto a persone che non sono del settore, magari interessa di più appunto il racconto. È molto interessante fa il fatto che l'associazione, cioè comunque che ci fosse un legame tra psoriasi e vitamina D, è una cosa che si sa da veramente 50 anni, quasi 60. Tanto che in passato, non so in Italia sinceramente, ma sono stati usati anche trattamenti topici con la vitamina Tuttora D, si cioè usano. quindi, esatto, non solo la goccina o la gel o la capsulina, ma anche trattamenti, creme, oli, cose con la vitamina D, perché Adesso si usano dei derivati veramente, farmacologici, si usa il calcipotriolo, che è un derivato farmacologico della esatto, vitamina D. adesso esatto, sono questi trattamenti che sono farmaci, ma 60 anni Quello è fa si l'effetto usava anche, biologico, ovviamente, esatto. esatto, la pomatina. E questa, anche questo vi fa capire che c'è un legame molto forte. Perché noi del metodo Apollo? E poi voglio invece passare a questa, anzi, ve lo dico subito questo. C'è un po' appunto questo falso racconto che la vitamina D rinforza le ossa, no? La vitamina D quello che fa è aumentare i livelli di calcio nel sangue. E lo fa E come? anche, e lo Attraverso fa come questo è importante. l'osso, che noi abbiamo tutti in mente, l'osso, no, dei fossili, non è un tessuto morto, è un tessuto vivo quando è dentro di noi. Quindi anche l'osso ha delle cellule che depongono osso e delle cellule che mangiano osso, ed è un continuo, non è che l'osso è fermo perché è duro e fermo, è un continuo. Allora, un osso in salute ha il tasso giusto di catabolismo, cioè distruzione, e anabolismo, cioè creazione. La vitamina D come alza i livelli di calcio nel sangue? Distrugge, attivando quelle cellule che catabolizzano l'osso, cioè ne distruggono un po' in modo che ne venga rilasciato. Quindi, prima di arrivare alla tossicità tanto, che tanto spaventa in Italia a livello del rene, bisogna prevenire delle osteopenie, cioè della scarsità di tessuto osseo, o delle osteoporosi, cioè delle grosse scarsità di tessuto osseo nelle persone che assumono vitamina D. Come si fa? Si fa integrando nel modo giusto. Quindi, noi sappiamo che esistono protocolli, chiamiamoli approcci alternativi, che utilizzano altissime dosi di vitamina D, lo sappiamo perfettamente, e non entriamo nel merito. L'unica cosa è che chi segue quel tipo di protocolli deve sempre farlo sotto strettissimo controllo medico e con dei controlli molto serrati che non vanno mai saltati. Il tipo di integrazione che viene proposta di base nel metodo Apollo, che di solito non supera le 5.000 unità giornaliere da parte dei medici del metodo Apollo. Attenzione, noi biologi possiamo suggerire fino a 4.000 unità. Da 5.000 unità in Italia è considerato farmaco, quindi i medici del metodo possono arrivare a 5.000, i biologi possono arrivare fino a 4.000. Non sono dosi, soprattutto in una persona che, come abbiamo visto prima, no, può avere questi piccoli difetti nelle antennine, poi comunque sicuramente la vitamina D ha un effetto di calmare quelle cellule che crescono in modo incontrollato e creano le placche. Qui, se vi permette, intervengo io, così rispondiamo anche a questa domanda, che è vero che è un antinfiammatorio e io mi dilungo un minuto nello spiegare il perché a noi interessa tanto questa molecola. Uno dei principali effetti a livello di immunomodulazione. Cosa vuol dire immunomodulazione? Vuol dire lavorare sul sistema immunitario in maniera intelligente, in modo da renderlo più agguerrito contro i nostri nemici e meno cattivo e agguerrito contro le nostre cellule. Come funziona? Vi rimando a quell'articolo che ho pubblicato sul blog, che è molto bello. È Bimba che è ovviamente entrata. Ciao! E che è quell'articolo che vi ho linkato anche prima, sia su Telegram che su Facebook, che spiega nel dettaglio come la vitamina D lavora su ogni singola cellula immunitaria. Ma quello che a noi interessa moltissimo è che a livello di
linfocita Treg, che è il linfocita regolatorio, è quello che alla fine dei processi infiammatori produce quelle citochine antinfiammatorie che spengono l'infiammazione. Nel midollo, che è il punto in cui i linfociti replicano, vengono prodotti e vengono maturati, la vitamina D aumenta nettamente la quantità di Treg, cioè di questi linfociti immunomodulanti, immunocalmanti, che sono una delle parti più importanti relative alle capacità immunomodulanti della vitamina D. E anche a livello macrofagico, in cui il macrofago può essere M1 quando è la fase attiva del macrofago, quindi che va a mangiare detriti e quant'altro, a livello M2, in cui praticamente il macrofago ha questa funzione di produrre citochine per ricostruire i tessuti e quindi antinfiammatorie, la vitamina D al giusto livello switcha verso l'azione M2. Per cui queste sono due importantissime funzioni regolatorie della vitamina D che ne danno questo effetto che non è antinfiammatorio puro, ma è immunoregolatorio. Ed è questo che a noi interessa della vitamina D. Ora, riagganciandomi al discorso della funzione della vitamina D a livello osseo, la vitamina D, in effetti, come giustamente diceva Livia, ha un effetto osteoclastico, cioè promuove la degradazione ossea. Quindi, fino a un certo livello va bene, superato un certo Esatto. livello diventa un problema. Ok? Questo che succede? Succedono due cose quando la vitamina D è alta, che aumenta la quantità di calcio che viene recuperata a livello intestinale, perché il recettore per il calcio viene espresso in maniera maggiore, aumenta il recupero di calcio a livello renale e soprattutto viene diminuita la produzione di iperatormone. Questo perché? Perché se io recupero abbastanza calcio dall'alimentazione e abbastanza calcio a livello renale, mi serve staccare meno calcio dalle ossa per poter mantenere costante il livello di calcemia. Ma non lasciatemi ignorare dal fatto che con tanta vitamina D non si rischia l'osteopenia, anzi, con tanta vitamina D uno degli effetti collaterali è proprio l'osteopenia. Quindi trovare quella giusta quantità che non sia né in difetto né in eccesso è il lavoro della persona che vi segue ed è difficilotto fare da soli. Esatto. Una buona analisi che si può fare per controllare, perché se voi soffrite di osteopenia e dovete fare una densitometria si fa ogni 2 anni, per cui è un periodo di tempo talmente lungo che non è facile capire se in questi 2 anni ci stiamo muovendo verso osteosintesi, cioè verso creazione di osso o perdita di osso. Allora esiste un esame del sangue che si chiama Beta Cross Labs, segnatevelo, in cui si vanno a praticamente a valutare la quantità di peptidi legati al collagene specifico dell'osso, in maniera tale che se questo livello è eccessivo, vuol dire che c'è stata una degradazione ossea e di conseguenza i peptidi, i frammenti del collagene che compongono l'osso, si trovano nel sangue. Quindi questo è un esame che ci consente ogni 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi di poter verificare se ci troviamo in una fase di osteosintesi o di osteodistruzione. Comunque parlate con il vostro medico perché non vorrei entrare nell'eccessivamente tecnico, però se soffrite di osteopenia e osteoporosi, ricordatevi che la Beta Cross Labs è un esame piuttosto recente come introduzione, ma molto comodo per avere più tappe di controllo di quello che è il processo di sintesi ossea. Concludo con due cose perché poi vorremmo lasciare spazio alle domande, che è uscito un paper su Frontiers in Immunology, su un po' più specifico, come vi abbiamo detto prima, noi sappiamo che è un immunomodulante, sappiamo che ha queste azioni sui Treg, ma è un ombrello, cioè contate che il sistema immunitario è veramente una cosa stracomplessa. Quindi, più o meno ogni giorno, se io domani decidessi di andare in laboratorio e studiare una cellula e una molecola, entro nel dettaglio e scopro una valanga di roba, ok? Allora, l'anno scorso su Frontiers in Immunology è uscito questo paper che io ho trovato per prepararmi questa diretta, perché ne sappiamo sulla vitamina D, ma dobbiamo saperne di più, che ha scoperto un'associazione tra un'interleuchina e la vitamina D, pare che condividano anche alcuni pathway, che è interleukin 33. Allora, che cosa si è visto? A livello epidemiologico si è partiti da questo. Si è visto che le persone che soffrono di psoriasi e di artrite psoriasica hanno un aumentato rischio di essere osteopeniche o osteoporotiche. Ok? Questo indipendentemente dai farmaci, da tutto, nel mondo hanno preso tutti quelli che sono riusciti a prendere. E hanno iniziato a interrogarsi sul perché.
Allora, è chiaro che doveva centrare questa vitamina D in qualche modo, no? L'abbiamo detto fino adesso, è la pelle, e i cheratinociti, e i polimorfismi, e tutto. E quello che hanno scoperto è che c'è un continuo chiacchiericcio tra questa interleuchina e la vitamina D, non hanno capito quale, quindi spero che continuino a studiare ed escano con il paper che ci spiega tutto. Quindi noi adesso sappiamo che c'è anche. Noi sappiamo appunto, la vitamina D era nota per essere la vitamina delle ossa, ok? Noi adesso sappiamo che in realtà agisce come un ormone, è un ormone o similormone a seconda della parrocchia, cioè modula tutta una serie di attività e funziona anche come messaggero tra varie parti del corpo. Per esempio, scarsi livelli di vitamina D agli esami del sangue sono stati associati a un aumentato rischio di sviluppare malattie neurodegenerative. Che non vuol dire che se uno prende la vitamina D non gli viene l'Alzheimer, ma che se ce l'ha basso e ha la genetica per l'Alzheimer è più probabile che gli venga, ok? Quando parliamo di rischio in termini statistici vuol dire questo, cioè di nuovo non è una condanna a morte, c'è una probabilità aumentata. Si è capito che hanno dei pezzi di pathway metabolici insieme, non si è ancora capito quali. Si è capito che il parotormone regola l'azione di entrambi ed è un'interleuchina che ha una potentissima azione sui Treg, spingendoli verso TH2 come fenotipo, come differenziazione, e ha un'azione diretta anche, indovina, sui macrofagi. Quindi è una molecola, è un'interleuchina immunomodulante. Interleuchine, no? Abbiamo le infiammatorie, le proinfiammatorie, le antinfiammatorie, le immunomodulanti. E ha molto in comune con la vitamina D ed è coinvolta anche nell'etio. Ipotizzano che sia anche coinvolta in qualche modo anche nell'etiopatogenesi della patologia psoriasica. Noi sappiamo tutto di interleukin 17, no? Per la psoriasi. Di 7, di Adesso, 22, di 10, di 1, è che tante ancora sono da scoprire. esatto, adesso è arrivato questo nuovo, diciamo, giocatore al campetto, come dico io, e è molto molto interessante. Tra l'altro non ve l'ho mandato perché ti ho detto prima che settimana è stata, ma poi ve lo mando, che lo sai che io quando trovo i paper ve li mando a te, Federica, no? E ve la mando. Butta Molto un carina. occhio, io l'ho visto anch'io sull'articolo lì, che comunque è sempre di Frontiers Immunology e fa una bellissima analisi di tutti gli effetti immunologici della vitamina D, che è spettacolare. Ma ce ne so, vabbè che poi, vabbè, dopo poi ne parliamo in privato, lo sai che adesso Sì, è meglio. c'è una polemica su MDPA che, boh, vabbè, lascia stare. Comunque, quindi, premendo con una domanda che mi viene spesso fatta in studio, ma la vitamina K è utile? Allora, sulla vitamina K la letteratura è contrastante. Non è stato dimostrato in letteratura un effetto protettivo verso le fratture, che sono, diciamo, la cosa misurabile se io voglio fare uno studio sulla fragilità ossea. Quindi, sull'integrazione con vitamina K, di nuovo, non fate il fai da te, vi dovete affidare al professionista, perché avendo, tra l'altro, dei dati di letteratura che non ci riescono a dire sì o no, è importante che sia ancora più personalizzata di tanto altro. L'ultima cosa che vi dico è con il consiglio pratico, che però credo che insomma l'abbiamo già detto mille volte nel gruppo, è questo. Un elettrolita che è fondamentale per il metabolismo del calcio è il magnesio. Ok? Il magnesio, oltre ad avere tutte le proprietà diciamo di modulazione dell'attività cardiaca neuromuscolare, quindi per quello il rilassamento da magnesio è fondamentale nel metabolismo del calcio e bassi livelli di magnesio nel sangue sono associati di nuovo a un aumentato rischio di osteopenia e osteoporosi, soprattutto nelle signore in menopausa. Quindi
È doppiamente importante, oltre che per il protocollo del veto d'Apollo, integrare bene il magnesio, anche perché andiamo a integrare la vitamina D. Abbiamo una malattia che è associata a un aumentato rischio di avere problemi alle ossa. Usiamo anche il magnesio in modo da rendere ottimale o rendere il migliore possibile il metabolismo del calcio di questa persona. Che cosa è molto utile quando parliamo di queste cose? L'acqua. Io sull'acqua penso che potrei parlare 15 giorni. L'acqua. La fonte di calcio altamente biodisponibile per il nostro organismo è l'acqua. Quindi acque non a basso residuo, non l'acqua del biberon dei bambini, acque con un buon contenuto di calcio e di magnesio associate alla giusta integrazione con la D, alla giusta integrazione col magnesio, fanno sì che oltre a dare una mano alla psoriasi, preserviamo la salute del nostro osso. Questo era per dare il consiglio pratico che secondo me è sempre utile e fa sempre E servizio, parlando di come dire. dosaggi a livello pratico, ad oggi l'EFSA, che è l'autorità europea di vigilanza dei farmaci, stabilisce in 4.000 UI giornalieri il dosaggio di sicurezza. Per me è quasi eccessivo, nel senso che un buon fabbisogno di vitamina D si può coprire con i 2.000-4.000 nei casi in cui serve fare un'integrazione importante. Sì. E quali sono? 2-4.000 sono una buona integrazione se fatta tutti i giorni con la vitamina D e consente il raggiungimento di un ottimo livello. Poi ci sono dei polimorfismi, no, questa è l'ultima castroneria, ci sono dei polimorfismi che rendono la vitamina D meno attivabile, perché ovviamente come esistono dei polimorfismi sul VDR, esistono sull'idrossilasi, che sono gli enzimi che fanno i vari passaggi di attivazione, e in quel caso mi allego per rispondere a questa domanda qua, che è la vitamina D3 in commercio si trova tutta uguale? Allora, fermo restando che parliamo di buone case che producono, che effettivamente Sì, dichiarano la quantità di vitamina D che c'è quella nell'integratore. Ci sono case più serie e meno serie. Purtroppo nel mondo degli integratori, la maggior parte, tante case non lavorano come si dovrebbe. Noi cerchiamo di consigliare tutte aziende iper serie che danno totale sicurezza sui prodotti. Fondamentalmente la vitamina D3 che si trova in commercio non è uguale, perché ci sono tre forme che vengono messe in commercio. Esiste il D3 colecalciferolo, che è la vitamina D inattiva che richiede due passaggi di attivazione, e quella più venduta e utilizzata come integratore. Come farmaco esiste un'ulteriore forma, che è il Dihydrogyl, in pratica è venduta già come 0,25 OHD e viene consigliata nel caso ci fossero polimorfismi sulla prima idrossilasi, quindi una idrossilasi molto molto poco efficiente, e questo si vede perché nonostante grandi integrazioni il livello di 25 OHD non si non muove. sale. Allora, caso si preferisce usare una forma già idrossilata. E l'altra variante che c'è, sempre farmacologica, è l'Atiten, che praticamente non ha il passaggio renale. È quello che si utilizza nel caso di insufficienze renali dal punto di L'insufficienza vista renale cronica. a livello di IRC, quindi insufficienza renale cronica, significa che è meglio usare una forma già che salta l'attivazione renale come l'Atiten. Altra domanda che voglio rispondere è questa: è vero che la vitamina D e l'omega 3 condividono lo stesso recettore? Ma assolutamente no. Cioè, sono proprio due cose completamente diverse. L'omega 3 sono catene lineari, un po' piegate di acidi grassi, invece, al contrario, la vitamina D3 è un derivato del colesterolo, per cui ha il derivato, ha il nucleo, il ciclo pentanopiridofenantrenico, per cui a livello molecolare sono completamente diverse. Non esiste un recettore per l'omega 3, perché l'omega 3 è un costituente di membrana, mentre esiste un recettore per la vitamina D, perché quello è un ormone, okay? Quindi non c'entrano proprio nulla. Più che altro, il recettore per la No. vitamina D è un eterodimero che lega anche la vitamina A, quindi quello sì, cioè nel senso che la vitamina D Esatto. e la vitamina A hanno un co-recettore, e questo sì, ma sono entrambe molecole che funzionano da ligandi, per cui sono fatte apposta perché si leghino a un recettore, cosa che l'omega 3 non è. Poi, Esatto. Esatto. L'unica cosa, aspetta, perché potrebbe essere stato detto, poi non lo so, ipotizzo, ma magari se la domanda viene perché in passato è stato detto a questa persona di prenderli insieme.
Se è stato detto di prenderli insieme solo perché gli omega 3 sono dei grassi, la vitamina D è liposolubile, vuol dire che c'è bisogno dei grassi perché venga assorbita. Potrebbe essere stato detto per questo, ma no, non condivido con nessun recettore, anzi, gli omega 3 agiscono entrando proprio nella membrana cellulare e da lì facendo cose, e invece, come abbiamo detto prima, la vitamina D3 ha bisogno dell'antennina che esce dalla membrana dove infilarsi. Il grosso VDR dentro l'aceto plasmatico, cioè la vitamina D bypassa la membrana essendo liposolubile e trova il Entra, VDR che un po' ce n'è esatto. anche sulla membrana, ma il grosso è l'aceto plasmatico. Poi Esatto. altra domanda interessante per la matite topica che utilizza la vitamina D: assolutamente sì, l'effetto immunomodulante Ma è perché io non le vedo le domande? Ah, ecco, sì, assolutamente, sì, l'effetto scusa. immunomodulante è valido sia per la psoriasi che per la dermatite atopica, per cui anche nella dermatite atopica si utilizza molto. Io cerco di toglierlo perché praticamente ti taglia la faccia a metà quando metto il... Guarda, se tu ti guardi, Vabbè. insomma, Per un giusto per... secondo mi toglie la faccia, ma fammele leggere, se no vedo te che leggi e non Poi capisco è come leggi. protettiva verso il sole, non che io sappia, cioè nel senso No, che la vitamina D non ha un effetto di schermatura verso nessuna forma di raggio no. solare e non credo che con una dose più alta di vitamina D ci si scotti di meno, cioè nel senso che Sì, in la vitamina D... realtà sì. Allora, in realtà sì, ma non abbiamo dati. Però c'è una lunga, come posso dirti, raccolta di aneddoti su questo fatto e ti posso dire che io sono una di quelle persone che prima dell'integrazione con D guardava il sole in una fotografia e si bruciava e adesso io non mi brucio praticamente più. In realtà, quindi non è che però una protezione, cioè di nuovo non sappiamo il motivo di questo fatto. Sicuro sappiamo che non funge da schermo per gli UVA e gli UVB. Probabilmente il fatto che abbia appunto questa azione modulatoria in qualche modo su cellule della cute rinforzerà in qualche modo, che non conosciamo, ripeto, la reazione al sole. Ok? Può Cioè, in essere che sia un realtà sì, fattore ma non diretto, abbiamo dati, può però essere c'è sia una qualche fattore vasta. diretto, cioè che eviti alla fine, anche quando la nostra pelle, cioè, l'eritema solare è una forma di infiammazione, per cui magari l'effetto è proprio infiammatorio a livello di minore poi Sì, io ti parlo esplosione. comunque di scottature, non solo di eritema, c'è proprio anche la scottatura, quella, la bruciatura, cioè l'equivalente di quando ti bruci col fuoco, perché succede anche quello, non c'è solo l'eritema. E io che sono una che ne ha sempre sofferto, anche perché io in questo momento voi non ci potete credere, ma sono abbronzata, perché io ho questo colore trasparente, neanche bianco. Poi parlo di me e gli aneddoti non fanno niente, però se iniziate a chiederlo in studio, i colleghi, dico, chiedete tutte le persone che hanno iniziato a integrare con D e avevano problemi di pelle super sensibile al sole, vi riferiranno che sono molto migliorati. Ottima risposta. Altre due o tre domande molto interessanti. Una è questa: perché non si misura mai la vitamina D in forma attiva nel sangue? Allora, la vitamina D che si misura nel sangue è la 0,25 OHD. La forma, quella attiva, è la 1,25 OHD, che ha subito due idrossilazioni. Il motivo per cui si tende a non misurarla è perché uno si parla di picogrammi, per cui quantità talmente piccole che sono difficilissime da misurare, mentre quando parliamo di vitamina D, 25 OH, si parla di nanogrammi, per cui qualcosa che è già più misurabile. Poi perché non è stabilissima, per cui c'è il problema che si fa un prelievo di sangue, si analizza, si mette in macchina, è probabile che quello che viene fuori sia un dato molto distante da quello reale, per cui sono cose che si fanno a livello di centri di ricerca, qualche ASL al servizio, però non è un'analisi che viene considerata particolarmente attendibile, proprio per la delicatezza tecnica dell'analisi stessa. Poi, questa è un'altra domanda molto interessante, che era un punto di cui io volevo parlare, era il fatto perché molti si lamentano di andare spesso in bagno ad alte dosi. Perché questo è uno degli effetti collaterali avversi della vitamina D, che sono due. C'è la possibilità che aumenti la quantità di calcio che si va a depositare sia a livello renale che a livello di vescica, e questo va ad alterare quella che è il meccanismo della minzione, con un'aumentata minzione, quindi una poliuria, e una pollacturia, una polinicturia, cioè soprattutto che si esplica nelle ore notturne. Di E questa è notte. una cosa che dovrebbe, diciamo, far venire un campanello d'allarme curante al punto tale da dover abbassare il dosaggio o addirittura toglierlo del tutto.
l'altra problematica che c'è con la vitamina D che può capitare è che se si alza il livello di calcio e i recettori cardiaci, cioè il battito cardiaco avviene attraverso canali di calcio, possono comparire aritmie e problematiche cardiache che reversibili e tutto quanto, che però vanno segnalate, sono parte delle cose per cui si preferisce essere molto prudenti sulla vitamina D, molto più prudenti magari di quello che erano gli approcci di qualche anno fa che erano più ottimistici, perché l'esperienza e la clinica poi ci ha fatto vedere che la realtà dei fatti, ecco, quei 2000-4000 UI di vitamina D sono già un dosaggio sufficientemente immunomodulante e mantenibile sul lungo periodo, perché a livello generalizzato è meglio evitare. Poi ci sono i singoli casi in cui, se il professionista, il curante, ritiene corretto andare a 10.000 o 15.000, quello che è, lo fa Certo. sotto stretto controllo medico, controllando nei parametri e poi tornando a un dosaggio più fisiologico quando il problema, diciamo, della grossa scarsità viene risolto. Questa domanda, diciamo, su vitamina D abbiamo toppato alla grande. Non lo so, io non credo. Penso che noi, come metodo Apollo, abbiamo tenuto sempre un approccio estremamente corretto sulla vitamina D. Ma Più in che se senso? Non ho capito il commento. In che senso? Se chi ha scritto riesce a scrivere. Diciamo, si sì, no, spiega meglio, questo l'ho capito. capisco il senso del commento. Cioè, nel senso che noi siamo stati Neanch'io. sempre prontissimi a revisionare tutta la letteratura man mano che usciva, aggiornandola alle più recenti. Abbiamo sempre dato un approccio di tipo iperscientifico in cui l'integrazione di vitamina D venisse fatta con il curante, apposta per essere sicuri che non ci fossero effetti collaterali, che so che non è la prassi che gira su molti altri gruppi Facebook, che invece tendono ad andare a dosaggi molto più allegri. No, 10.000 UI, questa è la domanda, 10.000 UI non sono fisiologici. No. Il dosaggio fisiologico va dai 2000 ai 4000 UI ed è vero che possono essere prodotti fino a 10.000, anche fino a 20.000 UI giornalieri, però quando vengono prodotti tramite radiazione solare ci sono degli stop metabolici che in pratica lo fanno correre in Esatto. sicurezza, cosa che non è vera quando al contrario invece si tende a integrare vitamina D a livello Esatto. alimentare. Ovviamente quando noi utilizziamo vitamina D non attivata, se l'organismo sente di averne troppa, tende a disattivarla, perché poi ovviamente la vitamina D, quando è troppa, l'organismo ha le maniere di poterla bloccare, però diciamo che essendo un ormone molto potente, richiede un po' di attenzione sulla sua somministrazione. E 10.000 UI, che magari era un dosaggio che spesso sento su Facebook e anche noi stessi magari anni fa tendevamo a consigliare, forse era eccessivo come dosaggio. E si è preferito andare su dosaggi più raccomandabili, che sono i 4.000, e tuttora a chi viene in ambulatorio noi stessi raramente andiamo sopra i 4.000, solo quando vediamo grosse carenze facciamo un periodo 8.000 per recuperare le carenze, però sotto stretto Però in un controllo. periodo esatto, non l'ho fatto in cronico, ma infatti il mio messaggio prima sulle alte dosi, non è, cioè quello, il messaggio che doveva passare era l'alta dose solo su mandato del medico e solo su stretto controllo, cioè che vuol dire Esatto. che mai col fai da te. Se anche il medico dice 10.000... E voi non fate i controlli che vi prescrive, non prendete 10.000, ok? Quindi su prescrizione medica e seguendo tutti i controlli che vengono detti, Esatto, perché sono non spesso fasi saltarlo. transitorie che sono più che altro per recupero di gravi carenze. Esatto. Altra cosa importante, noi consigliamo un dosaggio giornaliero, siamo un po' contro quelli che sono i boli mensili e via così, perché il limite della vitamina D è di 24 ore, per cui ha molto più senso integrare un po' tutti i giorni che i grandi boli, come era un po' tradizione e come tuttora molti medici prescrivono. Com'è Cioè, ancora tradizione in sì. realtà, però sì, è perché si dimezza nel sangue, ha un tempo di dimezzamento del sangue che fa sì che praticamente dopo 24 ore non ci sia quasi più niente, e dando 2000-4000, ok? Quindi a quel punto non si va in sovradosaggio, dandone un po' tutti i giorni, ma si garantisce che nel sangue ci sia più o meno sempre una buona quantità, senza fare picco, picco, picco e poi giù. È zero per 28 giorni, scusate, 29 giorni, poi al 30° giorno picco, 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 picco. Poi, come avevo detto prima, ci sono tutta una serie di meccanismi di regolazione nell'organismo, per cui anche sti boli, noi poi non sappiamo
quanta ne venga disattivata del tobolo immediatamente perché è troppa, no? E quindi si va a zero subito e poi si sta 29 giorni a zero e poi si rifà il bolo. Invece, poca poca, sappiamo che non va troppo su e però garantisce un Un range intervallo ottimale corretto, e costante. fisiologico, esattamente, anche perché poi è la cosa fisiologica. E altra domanda, per questa domanda un po' complessa da rispondere. Il protocollo Coimbra dà dosaggi molto alti anche per psoriasi. Non volevamo cercare di non parlarne più di tanto, onde evitare, però diciamo che l'uso di dosaggi molto alti, io, noi, lasciando stare il discorso sclerosi multipla, che è quello per cui il protocollo Coimbra è nato, per quanto riguarda psoriasi e psoriasica, usare grandi dosaggi di vitamina D sfruttandone questo effetto immunomodulante, in realtà è un po' come mettere la polvere sul tappeto. Cioè, nel senso che io non vado a risolvere le problematiche che ci sono, cioè la tolleranza, la permeabilità intestinale, piuttosto che il disbiosi, piuttosto che quant'altro, semplicemente butto giù una gran quantità di vitamina D e io onestamente, magari sulla sclerosi multipla è giusto parlarne, ma per la psoriasi, nel senso che il rischio di dosaggi importanti di vitamina D anche sotto stretto controllo medico non è trascurabile. Per cui, almeno per la psoriasi, l'approccio migliore è tenere dei dosaggi fisiologici in modo da riuscire a ottimizzare il metabolismo immunitario con la vitamina D, ma guardando tutti i fattori che compongono la patologia autoimmune e che possono ovviamente tra di loro competere per sviluppare la malattia autoimmune. Per cui spero di aver risposto, ma è una risposta molto delicata. Poi alcuni si fanno le lampade e producono la D. Allora, le lampade UVA, molto poca, perché la vitamina D viene prodotta con i 311 nanometri, che in pratica è la famosa lampada UVB a banda stretta, e la lampada UVB effettivamente produce vitamina D. Fa la stessa cosa che fa la radiazione solare, cioè all'interno dello spettro solare, che è uno spettro molto ampio. Oltre ad esserci raggi ultravioletti della categoria A, esistono gli raggi ultravioletti della categoria B, che sono quelli che specificatamente attivano il metabolismo della vitamina D. Della vitamina D. Allora, esistono creme a base di vitamina D, il caro Luigi? Beh, allora, ci sarebbero. Allora, la rigenerante all'interno ha della vitamina D, nel senso che c'è dell'olio di pesce, apposta perché ci sia della vitamina D, Esatto. la vitamina A naturale, oltre al proretinolo. Se serve, sì che serve, infatti noi Sì. l'abbiamo messo nella rigenerante e una volta consigliavamo anche di prendere, se uno non può permettersi una crema ma vuole semplicemente provare anche a mettere qualche goccia di base all'interno di un olio da spalmarsi, una volta lo facevamo fare e c'era chi aveva trovato beneficio, però obiettivamente quando il livello di vitamina D nel sangue è già a posto, non è che più vitamina D è importante mettere a posto il livello ematico. Esatto, ti cambia molto di più sistemarla nel sangue e tenerla lì che tutti i giorni Usa darti la l'olio topico. pomatina. Esatto. Pare che non ci siano altre domande. Attendiamo un altro paio di minuti se per caso c'è qualcuno che vuole fare ulteriori domande. Però mi fa piacere che ci siano state parecchie domande, vuol dire che l'interesse Sì. c'è stato. Più o meno ormai sono 50 minuti che siamo online, penso che abbiamo toccato un po' tutti i punti. Diciamo magari cercando di ricordare quali sono i valori ideali da raggiungere nel sangue, più o meno per un malato autoimmune si parla di un valore che va tra i 60 e gli 80 nanogrammi millilitro con un paratormone che più o meno stia tra la parte bassa e metà del range. Questa è più o meno Esatto. l'obiettivo di una buona integrazione di vitamina D. Come sempre, è meglio non arrivarci troppo in fretta, se si parte da un livello Sì. basso, è meglio arrivarci con calma, in qualche mese, piuttosto che avere fretta di recuperare, perché il nostro organismo non è fatto per i grandi shock, ma è più fatto per i piccoli Esatto. cambiamenti al quale può adattarsi. Esatto. Se Se tu poi non hai avete nient'altro altre da domande, no, io, oddio, in questo momento non mi viene in mente niente. Se avete altre domande, ah no, l'altra cosa importante, no, scusate, due cose di nuovo, i consigli pratici, perché poi io credo che sia Ecco, quello che vi serva. la domanda è Non... arrivata, che è questa. Ora rispondiamola subito. Per la Candida, vitamina D può essere efficace molto, c'è abbondante letteratura che in Esatto. generale la vitamina D è molto efficace anche nella gestione delle infezioni micotiche. Per cui anche lì assolutamente sì. E adesso ti lascio la parola, Livia. E conta come, di nuovo, perché è un'arma che ti fa funzionare le tue cellule al meglio, quindi sono anche più resistenti dall'infezione, ma
modula il tuo sistema, non perché sia un antimicotico, cioè non perché uccida la candida, ok? Ma perché migliora la risposta del corpo contro l'agente patogeno. Allora, erano le due cose molto basiche. Mi chiedevo se su Milano. Ci sono nostri professionisti a Milano, certo che ci sono, Portale, c'è sia un ce ne dermatologo che abbiamo. un professionisti. Sulla pagina del nostro sito www.psoriasimetodoapollo.com/professionisti potete trovare la mappa di tutta Italia con i professionisti più comodi vicino a voi. Esatto. Allora, i due consigli erano questi. Uno, ricordate, vi abbiamo detto prima, servono i grassi per assorbire la vitamina D. Quindi prendiamola al momento di un pasto che ha dei grassi. Chi Ma segue il metodo questa è Apollo? perché non andate a insegnare in uni, perché ci andiamo a insegnare in Grazie. uni. Chiunque tu sia, io ogni Lo tanto ringrazio. insegno in uni. Io anche, per cui Grazie. entrambi Non lo facciamo. insegniamo queste cose, però ogni tanto, Altro. grazie, però è un bellissimo grazie. Io mi sto commuovendo, grazie. Ci Allora, voleva. quindi è vero che chi segue il metodo Apollo più in tutti i pasti ha dei grassi, quindi per voi non è un problema, però chi anche è nel gruppo ma ancora non è partito, ricordatevi di prendere sempre un pasto che ha dei grassi. Per grassi intendo anche l'olio con cui condite, ok? L'altra cosa è questa, Federica, che ha fatto la scuola di nutraceutica, visto che io avevo una parte sulla menopausa, ho parlato anche della vitamina D, l'ho messa anche nella scuola di nutraceutica applicata a questa cosa. Il pane, sta benedetta crosta di pane per prendere la vitamina D in gocce, non serve a niente. È un mistero della storia della medicina, il perché stia nel bugiardino della vitamina D più prescritta in Italia, ma non serve il pane perché per la vitamina D servono i grassi. Tra l'altro, questa cosa di prendere la sua crosta di pane è appunto scritta nel bugiardino della vitamina D più nota d'Italia, che è in olio. Quella vitamina D lì ha bisogno solo di un cucchiaino per essere presa, perché ha già Ho della l'olio. pipetta direttamente in bocca, se sapete contarvele. Quella non ha, esatto, quindi io la prendo così, ma perché io ne prendo una formulazione che è una goccia 2000, due gocce 4000, sai, vado tranquilla. Quella di solito sono 8 o 16 gocce, quindi magari uno perde il conto. Ma la crosta di pane, che non è una fonte di grassi, non serve a niente. E non serve a niente neanche per le formulazioni in capsula, figuratevi in quella che è già in olio. Quella lì è già in olio, basta un cucchiaino, si contano le goccine e si prende. Sta crosta, scusate, perché le cose che non hanno senso psicotizzano un po'. Io riuscirò a risalire a chi ha messo la crosta di pane in quel Anche io sono bugiardino, curioso ce la di farò. sapere chi l'ha fatto, perché secondo me è stato direttamente chi ha formulato in quella zona toscana in cui si trova quell'azienda che fa la vitamina D più famosa d'Italia. Cioè, è la lobby del padre, la crosta di pane, capito? I poteri Sì, forti, la hanno fatto casta della distruggere crosta il di pane pane. toscano, secondo me. È la casta della crosta di pane. Quindi, no, questo era il consiglio pratico, per cui non serve quella crosta di pane. Se è liquida o sotto la lingua o in un cucchiaino, se è nella capsula si deglutisce, ma prendetela in un pasto che ha dei grassi, quindi che abbia o delle olive o dell'avocado o L'olio dell'olio o può condire, è un del pasto principale sufficiente. latte di cocco. Esatto. Bene, mi sa che con lo scoccare dei Grazie. 55 minuti, presto, siamo arrivati alla fine. Perfetti. Quindi io spero, comunque, se avete ulteriori domande, fatelo pure commento sotto questo video che rimarrà sul gruppo e se ovviamente ci farà piacere poi risponderlo, guardate pure questo video con calma che verrà streamato sui nostri canali, per cui resterà sia sul canale YouTube che su Telegram. Livia, come sempre, meravigliosa la tua capacità. Io ti ci vedrei bene a fare. No, adesso questa è, ti ci vedrei bene a presentare Super Quark. No, ma tu devi sapere, adesso vi racconto questa cosa che tanto non andrà dappertutto, perché Paolo non è che domani io mi trovo su YouTube, capito? Allora, io voi non so se lo sapete, che Alberto, io e Alberto Angela condividiamo, una parte degli studi, cioè non è che abbiamo studiato insieme, lui ha 10 anni in più di me, però una parte degli studi che abbiamo fatto sono stati gli stessi studi. E quando ero ragazza,
Praticamente guardavo Super Quark, che allora lui c'era ancora Piero Angela e veniva chiamato il nostro inviato, perché con grande correttezza Piero Angela non diceva il nome, diceva il nostro inviato. Io guardavo mia madre e le dicevo: no, ma qui allora c'è stato uno scambio in culla, c'è stato uno scambio in culla, quello doveva chiamarsi Alberto Galletti, io mi devo chiamare Livia Angela, quindi figurati, io sarei la persona più felice del Io mondo, ti ci vedrei non mi proprio bene. prenderebbe, grazie, ma non mi prenderebbero mai perché magari so spiegare bene, ti ringrazio, diciamo che non sono sempre politically correct. No, neanche io con questo difetto di non essere molto. Facciamo noi super quark del vento d'Apollo. Ah, sì, sarebbe proprio carino. Comunque, dai. Eh? Grazie. Salutiamo il nostro mentore scientifico, quello che ci ha appassionato tutti alla scienza, guardando Super Quark da piccoli, il grande Piero Angela, che rimane per noi sempre un mito Cioè, indiscusso. veramente, E, sì, veramente. love forever e in bocca al lupo per altri 20 anni di Super Quark, almeno, perché ne Sì. abbiamo tanto bisogno di cultura, soprattutto sulla TV pubblica. È fatta così perché è fatta bene, cioè spiega le cose bene senza semplificarle, le rende semplici senza semplificarle, ed è quella la cosa difficile. Eh sì, perché la cosa più difficile di fare divulgazione scientifica è quella di riuscire a dare un messaggio comprensibile, ma che rimanga corretto, perché è facilissimo scivolare nella semplificazione eccessiva che poi porta a distorcere il messaggio e non è più scientificamente corretto. E Piero è un maestro nel fare questa cosa. Lui è un mito. Un mito. Grazie, grazie veramente a tutti. Appunto, scrivete le domande sotto e appena si riesce si risponde. Non fate fretta nelle risposte perché io ho una 3 giorni adesso un po' folle, ma rispondo. Idem io, però anche io risponderò. Allora, buona serata a tutti, a chi ci ha seguito in Grazie. diretta e a chi ci seguirà nei prossimi giorni. È stata una diretta bellissima che mi ha proprio emozionato. Olivia, grazie mille, Grazie. bravissima. Grazie. Grazie. Buona serata, grazie.